incidente mortale sulla Teramo Mare all'altezza dello svincolo di Sant'Atto in direzione Teramo, coinvolti due mezzi della stessa ditta, due furgonati, uno dei due doblò guidato da un dipendente della ditta, 23enne, è finito nella scarpata ribaltandosi sul lato dell'autista. L'altro mezzo, con alla guida un altro dipendente della ditta, 24enne, ha impattato violentemente contro il guardrail che si è infilato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco e i sanitari hanno soccorso il ragazzo alla guida del mezzo terminato nella scarpata, che è stato trasportato all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118. Non c'è stato invece niente da fare per l'altro ragazzo che i vigili del fuoco hanno estratto dal doblò ed è purtroppo morto sul colpo.